Amore Azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora me. Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. Ma buongiorno! Come sei allegra stamattina? Lo so ragazzi, ma la vita va avanti, il sogno non è... Si sogna, si può continuare a sognare. È vero quello sogna. Che dici, che il sogno non è infranto, è assolutamente no, perché insomma... Ieri sera il Milan ci ha fatto un ulteriore favore, non so se ci ha fatto un favore, ci farà continuare a morire. Forse l'ha fatto più all'Inter il favore, però in ogni caso è un campionato che può ancora dire tanto, sì, da qui alla fine. È un assurdo, sembra che nessuno lo voglia vincere. No, ragazzi, però vi posso dire una cosa, anzi lo chiedo a tutti voi che siete in ascolto, ma secondo voi davvero il Napoli poteva vincerne 9 di seguito? 9, 10, insomma, quante ne erano? Avevamo no, 22. No, ma e allora io l'avevo messa in conto una batosta da qui alla fine. È arrivata con la Fiorentina. Sì, ci ha fatto disperare questa batosta. Sicuramente è stato un duro colpo per noi napoletani. Però, ragazzi, ma guardate le altre squadre. Ma secondo voi veramente non perderanno più da qui alla fine? Dobbiamo solo sperare, ecco, che probabilmente l'unica fortunata in questa situazione è l'Inter, perché l'Inter è davvero padrona del proprio destino. Se l'Inter le vince tutte e sette, perché ricordiamo c'è ancora una gara da recuperare, allora può davvero di nuovo cucirsi quel famoso titolo, il triangolino. Esatto. Invece Napoli e Milan dovranno aspettare qualche batosta delle altre. Forse il Napoli in questa situazione, sotto questo aspetto, è quella che sta messa peggio. No, ma però... se tu pensi che ne abbiamo perse su 6 partite perse in questo campionato, 5 le abbiamo perse in casa. Avessimo soltanto pareggiato invece di perderle, saremmo in testa tranquillamente. Quindi niente dodicesimo uomo, ma com'è possibile? È assurdo. Com'è possibile? No, ma non è solo questo. Vabbè, vediamo, ne parliamo adesso con il nostro primo ospite di quest'oggi, che è già in linea, Adriano Pastore. Buongiorno. Buongiorno Adriano, ma lo vogliamo dire, scusami Adriano, buongiorno, prima di salutarti, vogliamo dire che abbiamo aperte le linee? Vogliamo ricordare il numero? Anzi, lo possiamo scrivere? Sì, continuo. Allora, io ve lo dico il numero. Prendete nota, chiamateci 081-767-9308. Abbiamo linee aperte. Niente, così anche voi potete sfogarvi, ora che insomma abbiamo un po' bisogno di sfogarci, no Adriano? Sì, assolutamente. Sì, c'è bisogno. Poi di lunedì. Già è lunedì. Poi è lunedì dopo Napoli-Fiorentina. C'è proprio una mazzata esatto. In fronte. Esatto. Comunque buongiorno a te Delia, buongiorno a Lello, a tutti i vostri ascoltatori. Che dire, sì, è un lunedì un po' chiaramente di delusione per i tifosi, ma diciamo che il Milan ha dato una parziale, insomma... Ci ha fatto sperare ancora. Ha addolcito almeno parzialmente la pillola. Si sembra che Napoli e Milan facciano a gara a chi faccia vincere lo scudetto all'Inter, in realtà. No, per la verità io non vorrei che stessero aspettando tutte e tre che arrivi la beneamata e quindi mette d'accordo tutti quanti. Esatto. Mi sembra veramente fuori luogo. Comunque sarebbe veramente tragica, anche perché sai, questo è un campionato che alla fine per me è il risultato, al di là di tutte queste tra virgolette di questi match ipotetici, match point da parte del Napoli, del Milano, della stessa Inter, comunque per me resta un campionato più bello, perché appunto è più, rimane, vedi, siamo a 6 dalla fine e comunque non ci sa ancora nulla.
Esatto, mentre invece prima veniva ammazzato già al giro di boa, insomma, il campionato. Bravo. Senti, onestamente, secondo te perché il Napoli ieri ha fatto quella partita? Veramente, guarda che è difficile da spiegarsi certe prestazioni della squadra. Cioè, tu devi scendere in campo, devi vincere perché sai che c'è un sogno da poter realizzare. E poi un paio di loro proprio sarebbero stati da schiaffi ieri. Però Lelo, onor del vero, il Napoli è sceso in campo, io credo, Adriano, non so, ditemi anche voi cosa ne pensate. Io credo il Napoli sia sceso in campo con il Pio giusto nel primo tempo, per gran parte sul Napoli. Poi sì, ma abbiamo giocato con due uomini in meno. Se mi dici quali sono, io te li dico pure io. Quindi, insomma, penso che ci sono. Secondo me pensiamo gli stessi, Fabian e Zielinski. Sì, assolutamente. Zielinski, io tra l'altro l'ho scritto su un post su Facebook ieri, proprio perché ero disperato. È un giocatore che potrebbe dare molto, molto di più, fare cose incredibili, e poi insomma si arrende subito, non contrasta, corre a vuoto. Ieri è stato veramente nullo, mi spiace dirlo. Dico che è un giocatore che, diciamo, da tanti anni potenzialmente è un crack, potenzialmente il giocatore tecnicamente più forte del Napoli, però penso siamo arrivati anche al momento, secondo me, in cui per lui deve dimostrare qualcosa, il momento di cambiare aria, secondo me. Tu credi che sia una questione di stimoli? È a questo punto, quanti anni sono? Ho perso il conto di quanti anni. No, nemmeno io. A Napoli sono almeno penso sono, siamo 5. Sì, forse che sono 3 anni di Sarri, sì, almeno penso. Però forse è il caso di cambiare aria, perché ogni anno sembra, cioè, lo aspettiamo, la differenza in realtà fa ottime partite, e poi ci sono partite importanti come questa. Chiaramente non è solo colpa sua. Ieri il Napoli, come diceva Adele, è partito bene. Il primo quarto d'ora sembrava messa veramente sul binario giusto la partita. Poi Italiano, che è molto bravo, assolutamente molto molto bravo, secondo me è stato bravo ad allungare, ad alzare il baricentro della squadra, insomma, ha allungato la squadra e il Napoli è andato in difficoltà. Sono 6 anni di Zielinski al Napoli. Sì, appunto, ricordavo, almeno 5. E comunque alla fine è stato molto bravo, però io ho avuto la sensazione, sarà anche perché le squadre italiane giocano sempre, perché vedi anche fino alla fine, anche nei cambi, lui non si è difeso, ha continuato a giocare. La Fiorentina, tra l'altro, gioca veramente un bel calcio, una bella squadra. Comunque sarà per questo, ma io avevo la sensazione che la partita comunque si poteva riacciuffare, però il Napoli secondo me ha peccato nella gestione proprio dei momenti della gara. Per esempio, se pensiamo ai 5 minuti di recupero, sembrava quasi che la Fiorentina dovesse recuperare la partita, non il Napoli. Ci sono state un po' troppe disattenzioni, Adriano, no? Anche dalla difesa, da parte di un certo Koulibaly, che, oddio, certe cose da lui con la sua esperienza. Ma il problema della difesa non è. No, troppe disattenzioni. Sì, io ho visto Koulibaly fare troppi errori, ma poi nei contrasti, nell'uno contro uno, Adriano, non era mai il Napoli, se non fosse per Lobotka, non era mai il Napoli a vincere. Sì, sì. Ma io dico una cosa: a me è una cosa che, come errore, l'ho trovato grave, però ci sta chiaramente la foga di voler riprendere la partita, proprio quello di Rachmani, dove poi il 3, perché non c'era in quel momento, eravamo al 70esimo, quindi c'era ancora tanto da giocare, non eravamo all'88esimo dove sai ti butti quindi uscire palla al piede fino a centrocampo e perdere la palla. Secondo me è stata una cosa veramente grave. Tra l'altro, se ricordate, Spalletti a un certo punto, quando il Napoli ha pareggiato, faceva cenno a Ospina di stare calmo. Poi Ospina è uscito, ha recuperato quel pallone fuori area, insomma è andata bene e il Napoli ha segnato, però stava dicendo alla squadra di continuare a gestire la gara senza troppa foga, senza farsi prendere dall'ansia. Mentre invece Rachmani ha dimostrato che in quel momento ha perso lucidità, perché era il 70esimo e tu devi continuare a giocare nei tuoi, cioè rimanere nei tuoi principi tattici, insomma, senza strafare, e invece ha perso quel pallone e quindi lì chiaramente hai dato una mazzata alla squadra. Poi l'Ascena aveva fatto anche il 3-2 e ti ripeto, c'era la sensazione che si potesse recuperare, però
non ci hanno creduto loro a questo punto. È chiaro, cioè. Di recupero, sì, ma vedi, la Fiorentina attaccava, il Napoli subiva. Il discorso che voglio dire è questo: nel tennis esiste il braccino, ma nel tennis il tennis è un gioco singolo, da singolo, quindi giochi da solo e la paura di poter fare qualcosa e di vincere qualcosa ti può anche venire. Ma qui si tratta di 11 calciatori, di un allenatore che dalla panchina dà delle indicazioni. È qui che non riesco a capire, anche se però noi oramai questa squadra la conosciamo, non c'è nessuno che ha il carisma, non c'è nessuno che ha l'esperienza, non c'è nessuno che ha mai vinto qualcosa in questa squadra. E allora finché non avremo questi tipi di calciatori andremo sempre incontro a queste problematiche. Sì, tu dici ci voleva ieri, ci voleva un giocatore che si metteva la squadra sulle spalle. Certo, ci ha provato Osimhen, che tra l'altro secondo me ha fatto una gran bella partita, ma è un giovane, ha 22 anni, non ha questa esperienza. Esatto. Però assist, tra l'altro un grandissimo gol ha fatto, sì, passato quasi inosservato, ha fatto un gol pazzesco. No, assolutamente a seguire e si deve incrociare. Però è chiaro che non basta, perché per esempio nel primo tempo era lì da solo, proprio perché i due centrocampisti non accompagnavano. Bravo. C'è stato addirittura un contropiede dove era solo Osimhen e Politano, nessuno li ha seguiti. Sì, no, ma difatti io credo che ieri molti problemi della squadra di ieri sono stati quei due centrocampisti che praticamente non sono esistiti, perché se ci fosse già stato Anghissà al posto di uno dei due sarebbe stato completamente diverso, perché è proprio quello che è mancato al Napoli nella non partita. Non c'era l'accordo tra il reparto d'attacco. La squadra si allungava, si lasciavano degli spazi per fare delle scorribande ai giocatori della Fiorentina. Ma è emblematico il primo tempo... Osimhen veramente da solo lì davanti, cioè c'erano 30 metri tra lui e i compagni di distanza. Quindi nel secondo tempo sono migliorati, perché con i cambi diciamo la cosa è migliorata. Posso però dire che c'è stato anche Igor che veramente non l'ha mollato un attimo. Osimhen era impossibilitato a muoversi, perché lui almeno si trascinava almeno un giocatore della Fiorentina con sé. Però io gli ho dato la mamma migliore in campo, perché comunque ha lottato, ha fatto un assist, perché l'assist è suo, è un gran gol. Sì. Quindi lui c'è. Come diceva Lello, giustamente, se ti mancano due terni così importanti a centrocampo, certo, è chiaro che la squadra infatti non aveva una manovra, una vera e propria manovra d'attacco. Gli è mancato proprio quello. Spalletti infatti, nel secondo tempo le cose sono migliorate, perché con Lozano dal lato, insomma... le cose sono migliorate, però anche Lozano è stato evanescente, se vogliamo, non è che ha fatto chissà quali grandi cose. Vabbè, lui non era, probabilmente si aspettava qualcosa in più, comunque marcava uomo, quindi comunque era difficile costruire, però comunque ha dato sicuramente fastidio alla difesa della Fiorentina. Cioè il Napoli comunque ha dato una parvenza di manovra d'attacco. Allora, Grano, a proposito di... A proposito di Fabian e Zielinski, a un certo punto in conferenza Spalletti ha dichiarato, poi io ho sostituito Fabian perché non stava bene, quindi ce anche ne accorti. Se voleva sostituire anche lo stesso Zielinski, è entrato Mertens. Con Mertens si è visto quello sprint in più, no? Anche proprio nella conferenza pre-gara ho chiesto al mister proprio di Mertens, lui mi ha ricordato che nella gara di Coppa Italia c'era Mertens come seconda punta dietro Osimhen, hanno subito 5 gol. Ma quella fu una partita particolare, espulsione, insomma, giochiamo 10 contro 9. Assolutamente una partita particolare. Però questo Mertens ha ancora tanto da dare a questo Napoli. Napoli ha detto lo stesso Spalletti. Assolutamente. Doveva schierarlo prima, perché poi questo è un dibattito aperto anche fra i tifosi, no? Siamo tutti un po' fantallenatori, tutti vogliamo dare consigli al mister. Allora, sentiamo la tua. Ma secondo me no. Lui è entrato, mi pare, al 60esimo, se non ricordo male. Quindi... Sì. Ci sta, poteva farlo entrare all'inizio primo tempo, sì, però secondo me alla fine in questo caso ha avuto ragione lui, perché comunque il momento ha sbilanciato, infatti ha segnato, ha fatto altri cambi, ha fatto entrare Lozano, quindi se non faceva entrare nessuno ancora però ha gestito comunque i cambi abbastanza velocemente, la situazione è migliorata. Però ripeto, la Fiorentina comunque è una squadra che gioca un ottimo calcio, ieri copriva ogni zona del campo benissimo, cioè, sembravano anche fisicamente forse più in palla. No, ma nell'uno contro uno vincevano sempre Viola. Sì, certo, ripeto, a me, o perché la Fiorentina è una squadra che comunque non si difende come tutte le squadre italiane, cioè è proprio la sua caratteristica, e tra l'altro perciò almeno io lo stimo molto come allenatore.
non rinuncia mai a giocare, non si coprono particolarmente, non si chiudono dietro, però occupano bene il campo. Il Napoli ieri secondo me poteva riacciuffarla, e ti dico, io penso sempre, quando una partita non la puoi vincere, devi quantomeno non perderla. Certo. Perché quel punticino, pensa ieri, quel punticino quanto sarebbe stato importante. Ma io dicevo poco fa, delle 6 sconfitte, 5 sono in casa, se invece di 5 sconfitte ci fossero state 5 pareggi saremmo in testa tranquillamente, quindi è proprio un assurdo. Spero di non mangiarmi le mani all'ultima giornata. Qualcuno dice che San Paolo che si è offeso. Sì. ma guarda, che ce ne stanno parecchi ma vogliamo parlare invece anche di questi festeggiamenti della Fiorentina? A me sembrava che avessero vinto la Champions. Sì, ancora l'ho notato questo. Però penso ci fosse qualcosa, insomma, loro di spogliatoio. Comunque anche loro stanno facendo un percorso importante. La stagione pure è cominciata in maniera strana, loro il cambio allenatore, cioè c'era un allenatore, il nostro caro vecchio Gattuso, insomma, poi italiano, secondo me erano dinamiche molto interne a loro, non penso nei confronti del Napoli, non penso, però insomma venire a giocare al Maradona contro una squadra importante come il Napoli e vincere penso sia una bella soddisfazione. Tra l'altro stanno diventando un po' la bestia nera, tra l'altro. Infatti, allora non è l'albergo. Ha letto il mio articolo. Allora non è l'albergo. Non lo so, ma stanno diventando. No, ne parlavo ieri in diretta con il buon Carlo Alvino, nella nostra diretta. Sì. È proprio quello. Sembra che stia diventando veramente la bestia nera. No? Però vabbè, ne verremo fuori. Ripeto, una cosa positiva è che il Milan comunque continua a stentare come noi in queste... Non riesce più a segnare il Milan, questa è la verità, altrimenti sarebbe andato già da parecchio tempo. Però questa cosa rende il campionato comunque più bello. Ancora di più. Comunque dico sempre, è finita quando è finita. E ancora oggi non è finita, quindi... Se il Napoli vuole... Guardate che non è soltanto in testa che non si è deciso ancora nulla, perché anche in coda c'è ancora da decidere tanto, voglio dire, perché ci sono ancora... Questo è un campionato più bello, comunque. Sì, assolutamente. Qualcuno dice, va, io non la... Per mia natura, insomma, mi trovo sempre a pensarla diversamente rispetto alla vulgata. Dico, no, è un brutto campionato perché la media punti è bassa, ma non c'entra niente, ma... Senti, anzi, più aperto. Aspetta, mi ripeti che cosa ha detto? La vulgata. Sì, la vulgata. Mi è piaciuta. No. Con la B in mezzo, con la C. Ma è sempre il solito il nostro Lello Delgro. No, ho capito bene. Hai capito? Io non lo so, perché siete sempre malpensanti quando io dico una cosa? Sì, io non lo so. Guarda, una cosa dicevo, sì, scusa. Secondo me il campionato brutto è quando hai una media punti molto alta, certo, lì in testa, mm-hmm, come è successo negli ultimi anni. Se pensiamo per esempio anche al secondo posto fatto a Napoli con Ancelotti, comunque con la terza c'erano circa 10 punti di stacco e poi il resto ancora molto di più. Cioè significa che il campionato non era affatto bello. Io penso sia molto più bello un campionato così, dove è tutto incerto, sia in testa che in coda, perché poi i punti, ogni campionato ha una storia a sé, no? Quindi è vero. Detto che se fai 100 punti il campionato, 100 punti li faceva la Juventus, 90 punti li faceva il Napoli, insomma, non gli altri. Cioè, tutti 100 punti la Juve li ha fatti in un campionato dove Inter e Milan non esistevano e c'era solo il Napoli con cui poter giocare, la Roma qualche volta. Sì, sì, diventa un campionato tra due squadre, monotone, un campionato vero è più, io almeno nella mia idea di campionato è più simile a quello di quest'anno, assolutamente, una media una media punti umana, dove nessuno ammazza il campionato al giro di boa e si lotta fino alla fine, perché poi spesso ci lamentiamo, no, sai, è già tutto deciso, invece Senti che Allegri in una sua intervista che questo campionato si vince a 84 punti. Io credo che non ci arriveremo nemmeno a quella cifra. Secondo me. Perché se pensiamo che il Milan è a 68, ne dovrebbe fare praticamente, dovrebbe vincerle tutte per arrivare a 86. Non credo proprio che ci arriveremo a 84. Sì, molto difficile. Infatti c'era uno scarto di punti molto più risicato rispetto agli anni scorsi, proprio tra le prime quattro, cioè, sicuramente.
Ah, se il Bologna, batte l'Inter nel Ma magari, però guarda, cioè ancora peggio. Questo marotta... che, questo campionato ci riserva veramente tante cose. Sì. Però guarda, c'è questo effetto marotta che comunque torna, secondo me. Torna, secondo me è già tutto deciso. Dici? Gli astri ormai hanno deciso. E allora, fammi leggere qualcosa che ci hanno scritto i nostri radioascoltatori che ci seguono sulla diretta Facebook. Ciro Borrelli, incomprensibile l'ostinazione di Spalletti a far giocare Osimhen da solo come terminale offensivo contro la difesa avversaria. Beh, in realtà non è che ha giocato da solo, cioè, l'abbiamo visto, no? Che ha accompagnato con una seconda punta più vicina o comunque con un altro giocatore accanto, Osimhen riesce chiaramente a fare di più. È chiaro. Però penso che lo sa anche il mister. Poi Alfredo Polito mi ha dato ragione a proposito dei leader che mancano in questa squadra. E poi c'è Armando Silvestro che ha detto che ieri in tribuna c'è stata solo una cosa che ha dato una gioia: aveva un giubbetto rosa. Che cosa? Grazie Armando. Un giubbotto rosa, ma io come devo fare? Ah, la so. Delia. Ma la vedono dappertutto. Ma che è? Ma come si deve fare? Dice, devo dire la verità. Dice. Devo dire la verità. Dice. Quando incontro qualche tifoso, sì, brava, no? L'unica collega che mi citano sempre è Delia. E io è meglio che non vi dico, quello che mi viene detto e mi viene chiesto facendo il programma con lei oramai da 2 anni. Insomma, sì. Tutti credono che siccome fa il programma con me, noi prima o poi ci sposeremo, faremo. Certo, ma perché vedono chiaramente che vedono la bellezza di lei, lo dicono: ma come fa Delia a resisterti? Lo dicono sempre. Esatto, ma perché mi devi sfruttare? Scusa, ma dai, io sto dicendo cose serie. Capito? Ma cioè, io ho Peppe Mojito da là, è chiaro che vado da Peppe Mojito, ecco, scusatemi. Vabbè. Sex simbolo Peppe Mojito. Sì. Lasciamo perdere, Adriano, ti saluto. Però posso dire una cosa? Sì, come no? Ha la stessa acconciatura mia, quindi sono dalla parte sua. Attenzione quando vai in moto, che ti vanno i capelli davanti agli occhi. Capito, devo dire che la testa pelata è proprio un sexy. Non so, donne in ascolto, diciamo, siete d'accordo con me? Bisogna portare la Fate una foto a Lello, vi prego. Ma, una foto al faccino di Lello. No, ma più che al mio faccino, vorrei capire. Ragazzi, non è mai stata non è mai stata con un uomo pelato, questa è la verità. Capito? No, però cioè, è affascinante la testa pelata. E infatti, sì. Meno male, dai, sì, così non incontra ostacoli quando gli accarezza la testa, va. Meno male. In maniera più veloce. Grazie Adriano. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima. Speriamo ciao. Di parlare della prossima vittoria la prossima volta. Speriamo bene. Speriamo. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ricordiamo che la prossima volta parleremo di mercoledì, perché lunedì c'è la partita, quindi non andremo in onda, oltretutto anche lunedì in Albis. Non vuoi andare in onda nel prepartita? Vuoi andare? Beh. No, dimmelo. Beh. Se vuoi andare, prego. Pasquetta, sì. Lunedì prossimo. Allora, c'è Peppe. Io e Peppe facciamo questa gita di Pasquetta. Sì. E magari ci colleghiamo da qualche altra parte. Tu sei qui. Vabbè. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ne parliamo. Grazie. State ascoltando Amore Azzurro. Interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore. Con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it. E allora ci stavamo mettendo d'accordo per, ricordiamo, il Napoli la prossima partita la giocherà di lunedì in Albis. Pasquetta, a che ora hai detto? Alle 19, si alle gioca 19. Alle 19 al Maradona. Vediamo un attimino. Contro la Roma. Sì, no, voglio controllare che non hai detto una fesseria. No, ma dai, l'ho vista tante volte, anche perché ci siamo interessati anche dell'accredito. Hai ragione, sì, perché lei ha l'accredito di Radio Amore, va a sentire le conferenze stampa e poi fa succedere quello che succede. Allora, stiamo per chiamare il nostro prossimo ospite. No, allora, raccontiamolo. No, ti prego. Raccontiamolo. Dai. No, ti prego. Ma è stata una cosa esilarante. Raccontiamolo. Ti prego.
Raccontiamolo. Siamo per chiamare il nostro amico, anzi più è un facente parte anche della tua e della nostra trasmissione, eh? Che dici? Sì, sono contenta di avere in linea il grandissimo Giovanni Francini. Buongiorno Giovanni. Ciao Delia. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao Francia, senti, io ti devo fare subito una domanda. Tu mi devi spiegare, da persona che ha giocato il calcio, sì, cioè, come si fa ad andare in campo e non mangiarsi l'erba in una partita che è fondamentale per poter arrivare in testa alla classifica? Ora lo sappiamo ancora di più, sarebbe stata ancora più importante, ma voglio dire, tu scendi in campo ed un paio di loro stanno lì che giochicchiano, parlo dei due centrocampisti, che non hanno veramente dato nulla alla partita di ieri. Sempre se lui è d'accordo, sentiamo. Voglio vedere, no, penso, come fa a dirmi di no? Il nostro problema, sì, ieri è stato proprio a centrocampo, sì, dove quando manca Anghissà, purtroppo non abbiamo un sostituto adeguato per appunto compensare questa assenza. Peccato, perché però vedi, anche è andata tra virgolette è andata bene, perché comunque, a parte l'Inter, che comunque, come ho sempre pensato, secondo me la squadra più forte come rosa, e poi anche un po' anche a livello di società, di società, di effetto Marotta, sì, un po' più fortunata. Milan, visto ieri no, l'unica partita che ha azzeccato il Milan delle ultime che ho visto ha giocato contro di noi. È vero, non poteva essere altrimenti. E poi appunto lì veramente mi aveva impressionato, invece contro, visto le ultime partite, veramente Milan, non lo so, peccato, però siamo sempre lì. Il bello è che comunque, nonostante hai perso in casa, comunque sei sempre lì e te la puoi giocare comunque finché c'è la speranza, bisogna credere. Gianni, come si fa a perdere 5 partite in casa? Una volta quando si veniva a giocare qui a Napoli, il pubblico era il 12° uomo, adesso sembra proprio che non faccia nulla di differenza. È quello. Noi, le squadre che entravano già in campo a vedere il terreno di gioco, si spaventavano, entravano, c'era già lo stadio pieno che faceva il tifo. Ultimamente sì, forse la partita, quella precedente in casa, mi è sembrata di sentire un po' di più il tifo rispetto anche a ieri. Sicuramente quello un po' manca. La televisione purtroppo ha cambiato tante dinamiche anche dello stadio. Prima tu andavi c'era solo lo stadio e la gente andava più volentieri. Quindi peccato, però siamo sempre lì, siamo sempre la speranza, finché c'è la matematica non ci condanna, crediamoci, perché comunque anche le altre non è che vanno, che fanno poi così bene, quindi. È vero. Ma io ho una curiosità, tu sei, insomma, vivi in Toscana, ma sì, lì chiaramente penso che avranno fatto un po' di tifo per la Fiorentina, che ambiente c'era? Perché sembrava veramente che la Fiorentina, ma anche i tifosi, fossero assatanati proprio, cioè sembrava che festeggiassero la Champions dopo la vittoria a Napoli. Venire a vincere a Napoli non è facile, no? Quindi è anche uno stadio importante, una squadra comunque, società importante. Andare a Napoli comunque secondo in classifica, andare a vincere in un campo così, è normale che poi la gioia è raddoppiata. Come noi domenica scorsa abbiamo vinto a Bergamo, la gioia dei giocatori, di tutti, comunque sappiamo che è comunque un ambiente anche difficile per noi, la gioia poi quando finisce la partita è maggiore. Vero. Senti, chi hai visto male al punto da dire mamma mia, ma come sta giocando male questo qui oggi? No, ma penso che l'hanno detto un po' tutti, secondo me due a centrocampo abbiamo fatto molto fatica e un'altra cosa che comunque non riesco a capire poco è come mai Mertens che trova poco spazio, che forse il giocatore anche a Bergamo non avrà segnato, però comunque ha fatto una partita importante dove appunto cambia è un giocatore, cambia le dinamiche del gioco, comunque tiene impegnati i giocatori dietro,
non si può pensare sempre a Osimhen poverino da solo che deve fare la lotta con, certo, con tutta la difesa avversaria. Ma poi è una cosa che ha, scusami se ti interrompo, una cosa che c'ha Mertens, se vede uno spiraglio libero lui ci prova e tira. Ieri è stato così, perché voglio dire, da quella posizione non credo che altri avessero messo il pallone lì in quell'angolino. Lui ha mirato, lui ha tirato lì, ed è la cosa che il Napoli dovrebbe fare più spesso quando si arriva al limite dell'area di rigore. Ma perché bisogna entrare per forza in area? Abbiamo tanti di quelli che sanno tirare in porta, proviamoci, tiriamo più spesso in porta. Infatti lui, come vede la porta, calcia giustamente, poi ci va bene, non ci va bene, però almeno ci prova. E quindi è un peccato non vederlo, non so, capisco il mister, li vede tutti i giorni i giocatori, però appunto sicuramente, non so, si vede che non, secondo lui non è in grado di giocare tutta la partita, non lo so, onestamente non so. Io ho detto una cosa ad inizio trasmissione, anzi prima, con l'ospite che ti ha preceduto. Nel tennis, tu penso che sai, conosci il tennis, giochi a tennis. Sì, perfetto. Esiste il braccino. Quando uno sta per vincere la partita, cioè, questo braccino, invece di allungare il braccio, lo accorci, insomma, e tiri in modo sbagliato e perdi la partita. Ma nel calcio si gioca in 11. Com'è possibile che contemporaneamente 11 di loro non riescono a capire che si sta giocando male, che si deve fare qualcosa in Vabbè, più? Vabbè, però ti posso dire una cosa. Dire sta giocando male mi sembra un po' esagerato, perché sicuramente il Napoli poteva fare di più, però ci sono anche i meriti della Fiorentina in questa gara. Gli hai permesso tu di fare certe cose. Io credo che il Napoli abbia giocato meglio, molto meglio che in altre gare, però chiaramente l'avversario anche dice la sua. In questo caso io ero sbalordita di come i giocatori della Fiorentina, che poi se vai a vedere sulla carta magari li vedi inferiori a quelli del Napoli, però vincevano ogni contrasto, nell'uno contro uno sembravano mangiarsi i nostri. Ed è quello che ho detto io che manca. Sì, no, però dico che lì è stata anche bravura della Fiorentina, non so se sei d'accordo, Dani. No, d'accordo, la Fiorentina ha preparato benissimo la partita. Noi, tra l'altro, onestamente hai ragione Delia, secondo me non stavamo neanche giocando male, però la Fiorentina comunque era messa bene in campo, sì. Cercava sempre di ha attaccato anche molto alto e quindi ci ha messo poi in difficoltà, però il Napoli onestamente stava facendo una buona gara. Proprio dopo che abbiamo preso gol si è andati un po' in confusione, certo, come capita spesso, anzi ci abbiamo poi anche dopo creduto dopo, no? Abbiamo cercato il pareggio io lì insomma sicuramente c'è stata qualche disattenzione di troppo anche in fase difensiva. Lo stesso Koulibaly mi non è piaciuto ieri, troppi passaggi sbagliati, sembrava che appunto non riuscissero a comprendersi sulle posizioni, anche sotto porta la palla, cioè all'inizio il primo tempo poteva benissimo finire 3-0, cioè sarebbe stato un risultato giusto. Sì, io no, credo appunto, che lì c'è stato solo il Napoli. Quando ti capitano le palle gol devi comunque sfruttarle al massimo, specialmente poi anche sull'1-1, cioè Lozano veramente aveva un binario, era un passaggio talmente facile, almeno adesso facile non una parola grossa, però insomma era per un giocatore comunque di Serie A che comunque guadagna è un nazionale. È nazionale, appunto. Bastava di piatto forte e Mertens andava in porta perché aveva trovato questo spazio bellissimo. C'era veramente, aveva tutta la possibilità di andare in porta senza essere contrastato. E sbagliare un passaggio così, onestamente, rimani un po' interdetto. Certo. Però. Molti dei nostri radioascoltatori insistono sul fatto che Osimhen da solo lì davanti non può giocare, soprattutto quando trovi difese come quelle della Fiorentina, arcigne che stanno lì e marcano ad uomo. Molti è stato bravissimo Igor, no? Sì, assolutamente, sì, assolutamente. E molti dicono che, ecco, appunto, che Mertens sarebbe importante farlo giocare vicino ad Osimhen, ma se gioca Mertens e quindi si gioca a due punte, Che modulo devi utilizzare? È la domanda, tra l'altro, che abbiamo fatto a Spalletti in conferenza. Quindi lui ci ha spiegato che probabilmente il Napoli potrebbe in alcune gare, potrebbe anche poi subire, perché potrebbe essere un Napoli sbilanciato. Quindi dipende dagli avversari, dipende dal resto. Quando giochi in casa, no? Che devi comunque imporre il tuo gioco, cioè almeno cercare di vincere
Pronto? Sì, 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 ci no, siamo, sì. Ci siamo. Ah, no. No, no, vai, vai. Cercare di vincere le partite a tutti i costi. Abbiamo visto comunque è entrato che partita stavamo perdendo, che è entrato comunque... Certo, ha fatto la differenza. Anche ieri, insomma, è entrato lui e comunque è arrivato il gol. A fine primo tempo, subito, abbiamo ribaltato il risultato. Quindi poi sono gli altri che si devono preoccupare più che... Tu giochi in casa, comunque la partita la devi portare a termine, devi cercare di vincere, visto che comunque sono, abbiamo detto sempre, ormai sono sette finali, adesso sono sei, e un po' qualcosa devi ogni tanto devi rischiare, se no se stai ma sì, anche perché cercare di... Anche perché metti in campo giocatori che non sono diciamo in condizione per poter giocare, tanto vale rischiare. Voglio dire, a questo punto bisognava inserire Mertens un po' prima e sicuramente le cose... Anche perché poi lanciare sempre questa palla lunga adesso per Osimhen. Sì, Osimhen ha fatto 50 scontri con quell'armadio che si è ritrovato a fianco. Insomma, alla fine lo distruggono fisicamente pure. Sì, ragazzi. Poi comunque sono sempre anche rincorse, che comunque arrivi anche meno lucido, perché comunque sei sempre a rincorrere il pallone, sempre con un avversario che ti ostacola, quindi insomma non è facile anche per lui. È vero. Permettetemi, abbiamo in linea il terzino più grande della nostra storia praticamente. Grazie. No, è la verità. E quindi una battuta anche sui tuoi colleghi te la vorrei fare. Insomma, Zanoli credo che abbia dato una grande prova anche in questa gara. Dall'altra parte Mario Rui che insomma, mentre viene osannato poi viene criticato anche su di lui anche nell'ultima gara, la piazza è divisa. Qualcuno ecco ricorda l'assist, qualcuno invece ricorda l'errore. Purtroppo è così, come quando giochi bene subito osannato, appena se fai un errore subito ti massacrano. Sì, ieri qualcosina ha sbagliato, perché comunque anche sul, se non sbaglio, secondo gol si è fatto appunto è caduto. E non ho capito se è scivolato, se gli è stato fatto un fallo, perché non si è capito. Forse c'era anche un mezzo fallo, appunto non si capisce bene, però comunque ieri l'ho visto un po', rispetto ad altre partite, l'ho visto un po' di difficoltà, perché c'aveva quel giocatore, come si chiama lì, della Fiorentina, che non era male, gli ha dato parecchi gratti capi. Ha sofferto tanto lì. Ieri sì, però può capitare, non è che tutte le partite uno possa giocare al 100%, comunque rimane sempre un grande giocatore, dai. Questo è vero. Zanoli, comunque un complimento a Zanoli, che bisogna sempre farlo, perché comunque è un ragazzo che gioca anche ieri, sì, non era una partita poi facile, perché comunque anche la Fiorentina è una squadra... Zanoli sull'ultimo gol si è trovato in mezzo perché è uscito dalla difesa, è uscito Rachmani e ha lasciato libero la sua parte, quindi insomma si è ritrovato... Si è passata la palla sotto, esatto, sul tiro, esatto. Però comunque ha fatto un'ottima gara, quindi... Assolutamente. È un ragazzo giovane che deve crescere, ogni tanto se comunque dovesse sbagliare anche qualcosa bisogna lasciarlo tranquillo, sennò poi veramente non facciamo come si fece con Rachmani quando debuttò, ecco. Poi insomma Rachmani ha dimostrato di essere un giocatore all'altezza. Assolutamente. Allora mancano sei storie da scrivere per l'Inter 7. Secondo te, appunto, in questo caso l'Inter è l'unica padrona del proprio destino, ossia se l'Inter le vince tutte 7, allora potrà cucirsi automaticamente lo scudetto addosso per la seconda volta di seguito. Napoli e Milan dipendono un po' dalle altre, forse il Napoli sotto questo aspetto è più svantaggiato, perché appunto forse sia Milan che Inter ne dovranno perdere due per cucire questo scudetto sul Napoli, comunque dovranno far male in due partite, forse basta anche un pareggio e una sconfitta, però intanto secondo te quali possono essere i momenti cruciali di questo finale di stagione? Napoli ora non può più perdere, no? Quindi... No, assolutamente. Adesso, già anche domenica prossima con la Roma sarà una partita tosta. Tosta, sì. Poi, gioca di Pasquetta, il giorno di Pasquetta. Sì, poi viene anche da una sconfitta in casa, quindi speriamo una bella reazione dei ragazzi che appunto facciano tesoro di questa sconfitta. Speriamo che non mangino troppo casatilla e passiera. No, non credo. E niente, vediamo le altre, perché comunque è tutto, sembrano partite scontate, alcune partite scontate, però oramai mi sembra che di scontato qua c'è poco veramente, perché
il livello è abbastanza, forse l'Inter è la squadra un po' più, l'ho vista col ho visto solo il primo tempo col Verona, onestamente il Verona però ha giocato, l'ho visto male, quindi non, anche lì fare un paragone poi diventa difficile, però ho visto un Inter insomma che ha creato tanto, ha dei giocatori, ha fatto 5 cambi e ha messo altri giocatori importanti in campo, quindi è l'unico, per me l'Inter rimane, per adesso rimane la favorita. Certamente. Sì. Venerdì prossimo giocheranno Spezia Inter e Milan Genoa. Sono partite scontate? Non c'è nulla di scontato. Lo dicevi, poi anche lo Spezia gioca, una squadra che gioca bene. Se non sbaglio il Milan ci ha pareggiato a Spezia, se non sbaglio. E il Genoa comunque forse è l'ultima, una delle ultime possibilità per potersi salvare, quindi poi noi giocheremo di lunedì, ci sarà più pressione per il Napoli, Dipenderà dai risultati delle altre. Poi ho sentito che si è lamentato Pioli che bisognerebbe giocare tutti allo stesso orario, ma questa è una cosa che quando lo diceva Sarri non andava bene, era uno che piangeva. Bravo. Sarebbe giusto, perché comunque nelle ultime partite, quando ci sono poi queste situazioni qua di che ti stai giocando il campionato, sei lì è giusto che comunque bisogna avere tutti lo stesso orario. È vero. Però purtroppo le televisioni sarà impossibile. La comandano loro. Gianni, permettici di salutare anche chi c'è sull'altra linea, Salvatore Sannino. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Notoriamente sosia di Sai, però non è niente a che vedere con Gianni Francini, scusami. Cioè. No, beh, non c'è paragone. Volevo mettere una chirurgia plastica. No, basta che ti tingi i capelli di biondo, che ne so. Adesso era un po' bianchi ora. È vero, ti stai facendo un po' i capelli bianchi, Salvatore? Sì, sto invecchiando anch'io. Capita a tutti, sapete? Capita a tutti. Anche è capitato già da un po'. Che sei proprio cattiveria allo stato puro, lasciamo perdere. Io non lo so, veramente. È la vecchiaia. Grazie. Insisti. Salvatore, allora Gianni, noi ti salutiamo, ti lasciamo alle tue cose. Speriamo di sentirci dopo una bella vittoria, È vero, Gianni. No, ma intanto noi ci vediamo domani a Delietta Gol. Domani ci vediamo. Grazie. Niente, forza Napoli sempre, anche quando perde bisogna essere bravi. Assolutamente. No? Polemiche, no. Quando vinci sono i più bravi di tutti, quando perdi, appena perdi, subito critica. Hai ragione. Bisogna essere un po' positivi, cercare di stare vicino alla squadra il più possibile, che ci sono ancora possibilità. C'è la possibilità ancora di arrivare. Sì, vabbè. Sì. Bravo. Grazie Gianni di nuovo. Grazie Gianni Francini. Ciao Gianni. Lo ritroveremo domani alle 22:30 su TV Luna con Delietta Gol. Ma tu hai letto questo messaggio che ti hanno mandato? No. Non hai letto? Quale? Al Maradona neanche la soddisfazione di rimanere bloccati nell'ascensore non funzionava manco. Ma io ti dirò, Armando, in realtà all'andata sono salita a piedi, al ritorno sono scesa con l'ascensore. Ma lui voleva rimanere bloccato con te in ascensore. No, non sarebbe comunque successo niente, caro Armando. Ma guardate un po' che dobbiamo sentire. E allora Salvatore, che mi piace tutto l'ora. Ma sai che cos'è questo? Sì, ho capito, Lello, ma vabbè. Ok, vabbè, sembra una pecora. Salvatore, andiamo purtroppo a parlare di questa sconfitta. No, ma io più che altro, Salvatore, volevo proiettarmi. Sì, proiettarmi. Visto che siamo alla fine della trasmissione, volevo proiettarmi con te su quello che è il futuro. No, innanzitutto questo sogno scudetto è chiuso, perché poi io stavo guardando il calendario. Dalla prossima c'è Spezia Inter, Milan Genoa e Napoli Roma. Sarà sicuramente piuttosto forse la nostra sfida con la Roma. Però sulla carta, ma poi abbiamo visto che tutto può succedere, si perdono punti ovunque. E poi un'altra cosa interessante è il turno successivo, perché poi toccherà all'Inter incontrare la Roma e ci sarà anche un'altra bella sfida, Lazio-Milan, chissà che Sarri non ci aiuti questa volta. E poi invece il Napoli incontrerà l'Empoli. Allora, già nelle prossime due sfide, secondo te può cambiare qualcosa? Sì, hai fatto una fotografia perfetta, un'analisi perfetta di queste due, perché secondo me sono le due giornate decisive per il Napoli, perché, e non solo, anche per le milanesi, perché c'è un
la Roma sarà quasi un giudice, visto che affronterà prima il Napoli e poi l'Inter. Il Milan giocherà con il Genova, che comunque, come diceva anche Giovanni prima, è quasi una delle ultime spiagge, ha bisogno necessariamente di fare punti per sperare nella salvezza, in una partita durissima, e poi giocherà con una Lazio che comunque sta lottando per un posto in Europa. Quindi nulla è scontato, nulla è chiuso. Diciamo che il pareggio di ieri sera del Milan ha rimesso di nuovo il Napoli in gioco, e si continua a vivere su una sorta di altalena emotiva, che si passa dall'euforia alla depressione alla rieuforia per i risultati non solo del Napoli ma anche delle altre, perché fino a due settimane fa, se vedendo un po' lo stato di forma delle squadre, si parlava di un Milan che sembrava essere favorito, che sembrava aver trovato il ritmo giusto per effettuare uno sprint finale, invece a questo punto ci troviamo con l'Inter, che è padrona di se stessa, padrona del proprio destino, e che sembra essere la più in forma. Però io non voglio fare sempre polemiche, però l'Inter è stata rimessa in corsa da un rigore non dato nettamente assolutamente a Torino-Inter, perché lì se Belotti per 2-0 l'Inter con la partita non la riprende né mai, e anche nel match con la Juve paradossalmente la Juve è stata danneggiata, assolutamente, no, è l'effetto Marotta di cui parliamo. E questo io anche dall'anno scorso parlavo di effetto Marotta, e no, continuo a pensare tuttora che sia, non voglio fare dietrologia, però resta il fatto che nelle ultime due partite l'Inter è stata aiutata ed è stata rimessa in carreggiata. Adesso l'Inter è padrona del proprio destino. Contro il Verona ho visto un'ottima Inter, ma soprattutto io ho visto, scusami, ma io ho visto un Verona proprio, cioè non ha mai forse giocato così male. Sì, nel Verona c'è qualche partita che era in fase calante, sinceramente, ma... già. No, ma veramente era assente. Cioè io tutti questi complimenti all'Inter non li farei in quella partita, perché proprio il Verona non c'era. Sì, però sono quelle classiche squadre che arrivate a un certo punto, raggiunto l'obiettivo, sembrano mollare. Anche questa è un po' la paura. Io qua, infatti, vedendo un po' il calendario, sono andato a vedere più che altro le partite contro le squadre che hanno ancora necessità di punti. Il Napoli ha superato l'ostacolo Roma solo nelle ultime due giornate, allo Genoa e Spezia, che però potrebbero essere già condannate, una alla salvezza e una alla retrocessione. Quindi Napoli può fare bottino pino dopo Roma, le altre, l'Inter sembra avere il calendario più agevole, però non lo so, deve ancora affrontare il Bologna di Mihajlovic. Mihajlovic si è sempre professato tifoso, tra virgolette, simpatizzante del Napoli per la vittoria finale, quindi può darsi che anche da Bologna possa arrivare un regalo per il Napoli. Adesso però sta a Napoli non sbagliare più, perché Napoli ha bisogno di fare quel filotto che manca, perché Napoli, se analizziamo l'intero campionato, fa 3 vittorie e una sconfitta. Vittorie e poi si ferma. Anche nel periodo in cui Napoli ha iniziato alla grande in campionato, ci sono state poi le sconfitte ai Parigi in Europa League, nell'intermezzo delle 3 vittorie. Però in campionato quelle 8 vittorie consecutive, anche in quel periodo c'erano le sconfitte in Europa League, Parigi in Europa League, quindi. Però diciamo adesso serve un bel filotto come in campionato. Ci vorrebbe. È come se ci vorrebbe, perché sono tre partite importantissime. Il Napoli, ringraziando anche il Torino e ringraziando anche il Milan, che comunque anche si vede che Milan ha tantissima difficoltà a segnare. Il Napoli invece ultimamente prende troppi gol, e l'Inter con qualche aiutino in più sembra adesso essere... E infatti non siamo più la difesa meno bucata, esatto, assolutamente, la migliore difesa. No, hanno recuperato anche lì. Sì, è vero. Sì. Però voglio dire, fino a che eravamo la migliore difesa non è che avessimo vinto chissà che cosa. Vediamo se cambia qualcosa anche non essendo la miglior difesa. No, ma io mi sono molto arrabbiata allo stadio, ho dato anche un cazzotto veramente nel momento dei gol, perché no, è un cazzotto al muro, però dai cazzotti ai miei. No, non al muro, in realtà a quei banchetti che stanno in tribuna stampa dietro di me, perché ho fatto un rumore clamoroso. Beh, e mi sono girato e ho detto: ma sono stata io, cioè che forza bruta che ho. Comunque, detto questo, niente, insomma, pensavo, io mi sono davvero arrabbiata su quello subito, perché ecco, lì sono state delle disattenzioni evitabilissime. Io ho visto proprio il movimento lento dei giocatori della Fiorentina che andavano in porta con una tranquillità esagerata, perché i giocatori del Napoli si erano immobilizzati, quindi cioè, sembrava una scena a rallentatore per ben due volte sembrava una scena a rallentatore. Ma com'è possibile? I gol presi sono stati sotto il 2-1 e il 3-1 sono evitabilissimi, perché... Esatto.
alcuni movimenti, alcune scavate, un po' di pressing in più, un po' più vicino all'attaccante che tira, non cercando di palle perse così, loro liberi di arrivare in porta, era chiaro, diciamo, che segnassero. La velocità degli esterni ha messo un po' in difficoltà su Tonico Gonzalez, che ha vinto quasi tutti i duelli con Mario Rui, sì. È stato un po' il l'ago della bilancia nel reparto offensivo della Fiorentina, che comunque la maggior parte dei pericoli sono arrivati tutti da lì. Però sono pienamente d'accordo con te, serviva più cattiveria, una partita importantissima, però puntualmente siamo qui a dire che manca la cattiveria, manca la personalità, manca questo, manca quello. La squadra è sempre quella più o meno, quindi voleva un Francini sono, ieri. Non sono adatti a vincere, non hanno il DNA da aumentare da vincente, e io a me la rabbia più maggiore sono soprattutto le prove di Zielinski e Fabian Ruiz. Sì. Lo abbiamo detto ad inizio trasmissione. Nel periodo decisivo della stagione ti aspetti qualcosa in più dei giocatori di classe, perché lì la classe c'è, la qualità c'è, però si scende in campo troppo molli e poi alla lunga queste cose le paghi. Io posso capire Fabian Ruiz, perché lo si sa da tempo che ha problemi di pubalgia, che probabilmente gioca con questo problema, lo stanno facendo giocare, ma chi non riesca a comprendere perché è l'eterno incompiuto come qualcuno qualche anno fa è proprio Zielinski, che potrebbe dare veramente molto di più, e invece ieri è stato veramente nullo, assolutamente nullo. Pienamente d'accordo. Guardi, io personalmente, se fossi nel Napoli, i primi a vendere l'anno prossimo, io personalmente farei soldi con Zielinski e Fabian, e con quei soldi puoi comprare e puoi fare una squadra anche. Senti, a proposito di acquisti, visto che ci troviamo con le bombe di Vlad in diretta, tu conosci qualcuno delle bombe di Vlad? Ti volevo chiedere a proposito di questo, ma i due acquisti di cui si sta parlando sono veramente in dirittura d'arrivo, oppure uno è già nostro e l'altro ci si sta ancora lavorando? Parlo di il Napoli si è mosso in grandissimo anticipo quest'anno. Allora, Olivera è il primo nome, l'altro nome è impronunciabile, quindi non voglio fare brutte figure, e quindi dico il Giorgiano. Anche, sono al 99% entrambi due giocatori del Napoli. C'è già l'accordo con gli Entourage, con il Getafe anche c'è già un accordo di massima. Salvo clamorosissimi colpi di scena che nel calciomercato sono ovviamente sempre dietro l'angolo. Il Napoli in questo momento ha già chiuso il sostituto di Ghoulam e, diciamo, un mezzo sostituto di Insigne, cioè numericamente va a prendere il posto di Insigne, ma il Napoli comunque in quel reparto interverrà con un giocatore più pronto. Sono tanti i nomi al vaglio. Io continuo a tenere, cioè io a nome della redazione del Bombe di Vlad, continuo a portare la tesi che il Napoli possa provare l'affondo per Domenico Berardi, che l'intenzione del Napoli è un nome che si sente. Portare Lozano a sinistra con Giorgiano a fare il Giorgiano, me lo chiamo così, a fare il ma c'ha un il binario di destra, ha un soprannome, su questo ci dobbiamo informare, ma indagheremo, vedremo. Perché non è che ogni volta no, immagino i telecronisti a pronunciare quel codice fiscale. No, non voglio essere quelli sono, quelli sono tutti i nomi di quella zona lì, sono tutti così, tutti i codici fiscali sono, non c'è nulla da fare. E allora scriverlo ormai si va su copia e incolla a scriverlo, diciamo. Sì. Personalmente io ancora devo imparare, quindi sono onesto. Sì. Salvatore, ti ringraziamo di essere stato con noi stamattina, ci e sentiamo prossimamente. Sempre. Grazie, ciao. Salvatore, salutiamo Sannino. Salvatore Sannino, le bombe di Vlad. Allora, salutiamo anche chi ci ha scritto qui sulla nostra pagina Facebook, seguendo la diretta nostra: Ciro Borrelli, Alfredo Polito, Armando Silvestro, Lucio Ciotola. Mi ero scordato di Lucio, che c'è un lunedì amaro. Vabbè, che vuoi fare? Tranquillo, ma